Salve a tutti, in questo tutorial vedremo come scaricare dei video da Microsoft Stream. Per prima cosa dovrete scaricare il file corrispondente al vostro Windows, quindi se a 64 bit scaricherete questo file, se a 32 bit scaricherete quest'altro con i link che trovate in descrizione. Il mio è a 64 bit, quindi scarico questo. Ok. Scarichiamo il file, aspettiamo che sia scaricato. Il file è stato scaricato, lo apriamo, tagliamo e lo incolliamo in una cartella a piacere. Ok, e ora lo dobbiamo estrarre, quindi clicchiamo col destro e clicchiamo su Estrai in Streamer. Ok, una volta che abbiamo questa cartella possiamo rinominarla cancellando l'ultima parte e lasciandola soltanto con The Streamer il nome. Il contenuto saranno questi tre file. Dopodiché possiamo aprire il prompt dei comandi. Ok, e dovremo andarci a incollare l'indirizzo o la posizione di questa cartella. Come possiamo fare? Clicchiamo col sinistro su questa barra, ci uscirà la posizione, clicchiamo col destro e facciamo copia. Torniamo sul prompt dei comandi, con Ctrl più V potremo incollare, però prima dobbiamo scrivere CD spazio e poi Ctrl V. Incolliamo la posizione, eccola qua della cartella, clicchiamo invio e ci avrà posizionato nella cartella. A questo punto siamo praticamente pronti a scaricare il nostro file. Quindi come prima cosa dobbiamo individuare il link. Mio sarà ad esempio questo qui da Teams. Cliccherò qui sui pallini, poi su Apri Microsoft Stream. Mi si aprirà il link che vorrò scaricare. Ovviamente qui non ci sarà la posizione di download, la possibilità di scaricarlo. Quindi clicco una volta, faccio comparire il link completo con l'HTTPS prima, faccio copia e ritorno nel prompt dei comandi. Eccoci qua. Ok, ci siamo. Qui scriviamo The Streamer spazio trattino i spazio aperte virgolette e con Ctrl V incolliamo il link che avevamo copiato e infine chiudiamo le virgolette. Se volessimo scaricare un altro file in contemporanea, come ad esempio io avevo due video da scaricare in contemporanea, mi bastava mettere uno slash qui, un altro spazio, una virgoletta, mettere l'altro link e poi chiudere la virgoletta e premere invio. Ora lo faremo solo con un link, quindi cancelliamo tutto quello che abbiamo fatto e premiamo invio. Ecco qui. Automaticamente ci reindirizzerà su il browser dove dovremo fare l'accesso con il nostro indirizzo che usiamo su Microsoft Teams. Ora oscurerò un attimo la schermata per incollare le mie credenziali. Quindi mettiamo l'email, clicchiamo su avanti, dopodiché mettiamo la password. Ok. Clicchiamo sì e qui in automatico partirà. Aspettiamo che si scarichi. Ok, ci siamo. Il video della lezione è stata scaricata e sarà salvato nella cartella sempre di The Streamer e ci sarà una cartella videos.
E qui ci sarà il file salvato. Ovviamente, per ogni tipo di dubbi o problemi che sorgeranno durante la procedura, potete scrivermi e contattarmi qui nei commenti sotto il video e io risponderò abbastanza velocemente. Grazie e buono studio.